Buongiorno a tutti e benvenuti a Sguardi Metropolitani, rubrica mensile d'approfondimento della Web TV Scuola. Attualità, cultura, arte, musica, ambiente e società. Lo sguardo, come sempre, ricade sul nostro territorio. Una puntata speciale questo mese dedicata al mondo dell'associazionismo. L'emergenza che è dovuta alla pandemia ha ricordato a tutti noi l'importanza di essere vicini, di comprendere quanto ognuno di noi abbia bisogno della vicinanza dell'altro. O come giustamente ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, c'è un'esigenza importante che precisa dei cittadini italiani, il bisogno di riconoscersi come una comunità di vita, una comunità, la nostra, che trova fondamento nella rappresentanza degli interessi di tutti i cittadini e nella tutela più autentica dei principi sanciti dalla Costituzione repubblicana. Ed è per questo che abbiamo deciso di intraprendere un viaggio dentro le realtà associative del nostro territorio, che da tempo sono impegnate a dare supporto psicologico, ascolto e compagnia. Inoltre si occupano di distribuzione di beni di prima necessità su oggetti fragili, raccolte fondi, attività formative ed educative e volontariato sanitario, realtà che in forme diverse accarezzano il cuore e nutrono lo spirito. Gli studenti del liceo Immanuel Kant presentano un servizio su una realtà sita tra Melito e Scampia. Gli studenti hanno intervistato il responsabile dello staff dell'associazione, la Scugnizzeria, nata come casa editrice e libreria. La Scugnizzeria supporta i ragazzi di Scampia in corsi di recitazione, integrazione sociale, cultura e tant'altro, rappresentando una realtà unica sul territorio. Lo scugnizzo è il classico modello napoletano, sveglio e vivace, ma a volte questo termine si arricchisce di un connotato negativo per cui viene usato come sinonimo di delinquente. Nelle zone più povere questo fenomeno è molto comune, ma Napoli non è solo questo. Difatti tra Scampia e Melito nasce un'associazione chiamata La Scugnizzeria, fondata e gestita da Rosario Esposito La Russa. La società nasce per contrastare la criminalità locale mediante corsi interattivi aperti a tutti, quali attività teatrali e cinematografiche. È anche conosciuta come piazza di spaccio perché si occupa della vendita di libri di case editrici indipendenti. Buongiorno, oggi intervistiamo Fabio Marino dell'associazione La Scugnizzeria. Fabio, ci racconta da dove nasce questo progetto, questo luogo come spaccio di libri e di cultura? La vera associazione della nostra azienda si chiama Votisca, che è già attiva sul territorio da circa una decina d'anni. Principalmente si occupa di teatro e di corsi di recitazione. Poi cosa è successo? È successo che grazie all'attività di Maddalena Surnaiolo e di suo marito Rosario Esposito La Russa, diciamo, hanno iniziato a fondersi le due cose, ovvero l'attività della Manotteca Fiero e appunto l'associazione Votisca. Per quanto riguarda la casa editrice, nasce sulle ceneri della Manotteca Fiero, portata avanti da Tommaso Manotta. E durante la feda di Scampia rimane ovviamente coinvolte molte persone, vengono sparatori, uccisioni, e viene coinvolto un ragazzo disabile che perde la vita, che si chiama appunto Antonio Landieri. E da questo, diciamo, tumulto in famiglia fa scattare in lui, diciamo, questa reazione, è nata da un paio d'anni questa libreria che appunto si chiama la Scugnizzeria. Dove da un lato ci sono appunto i corsi di teatro e poi c'è la nostra attività vera e propria della casa editrice. Attraverso la nostra libreria abbiamo attivato questa grande attività che si chiama il libro sospeso. In pratica molte persone nel nostro quartiere, per esempio, che non hanno possibilità di poter acquistare un libro, cosa succede? Che si può fare una donazione in qualunque libro che noi attraverso la nostra attività nell'associazione appunto coordinata dalla libreria La Scugnizzeria lo doniamo ai ragazzi appunto della zona che non possono permettersi un libro. Ai miei tempi si diceva: ma come i ragazzi di Scampia possono avere le stesse opportunità dei ragazzi che abitano sul Vomero? La cultura non serve solo per riempirci la testa di nozioni generali, ma ci possa dare degli strumenti utili anche per affrontare il mondo. Dal punto di vista ecologico, quello che posso dire è che noi di recente abbiamo addirittura vinto un premio ambientale perché i nostri libri sono prodotti a impatto zero. Rinnovata è l'iniziativa per lanciare libri internazionali. Ce la raccontate? Ci stiamo occupando proprio di una nativa civile straniera. Quindi la maggior parte dei nostri nuovi autori sono appunto autori internazionali.
tu prima hai citato Pennac e Guns, che sono, come dire, la nostra punta di diamante. Uno dei nostri ultimi prodotti, che si chiama Il Cantico delle Creature, l'abbiamo addirittura spedito al Papa Francesco. Oltre a recitare, a venire qui per recitare, abbiamo anche iniziato un'altra disciplina, diciamo, che è quella del Teatro delle Ombre. Hanno accolto noi proprio con amore e io mi sono sentita subito a casa. Non se ne voleva più di pile, di persone che spacciano droga e di gente che sta in strada. È un posto dove le persone vanno salvate. La scugnizzeria si è dimostrata durante il Covid-19 un'ancora di salvezza per i ragazzi in difficoltà. Nonostante le distanze e le varie problematiche, le attività di questa organizzazione non si sono fermate. I ragazzi non dovrebbero mai smettere di imparare e associazioni come questa costituiscono un punto di riferimento importante per la loro crescita e maturazione. Pier Paolo Pasolini afferma: la droga è un surrogato e precisamente un surrogato della cultura. Il servizio creato dai ragazzi dell'Istituto Margherita di Savoia è stato realizzato in onore della 26ª giornata dedicata al ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che si tiene ogni anno il 21 marzo, promossa dall'Associazione Libera Campania. I ragazzi del liceo hanno intervistato il coordinatore della segreteria dell'Associazione Libera Campania, Mariano Di Palma. Buongiorno a tutti voi. Questo servizio è dedicato alla 26ª giornata della memoria e dell'impegno il ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa il 21 marzo di ogni anno dall'Associazione Libera Campania. È proprio su questo tema che i ragazzi del liceo Margherita di Savoia, nell'ambito del progetto Web TV di Città Metropolitana, hanno realizzato un'intervista a Mariano Di Palma, coordinatore della segreteria di Libera Campania. In questo momento in tutta Italia ci sono più di 23 indagini delle procure distrettuali diffuse su tutto il paese che stanno indagando il rapporto e le infiltrazioni delle mafie all'interno degli affari della gestione della crisi del Covid nel nostro paese. Gli affari e i pericoli di infiltrazione sono dappertutto, la gestione dei dispositivi di protezione individuali come le mascherine, il gel, le infiltrazioni negli appalti del sistema sanitario per l'emergenza e il traffico della droga che in questo momento rafforza il suo network di vendita mentre lo Stato ha giustamente gli occhi su un'emergenza come questa. L'infiltrazione all'interno delle imprese in crisi e quindi è chiaro che in questo momento l'indebolimento dei legami, perché si è sempre più soli e chiusi in casa, e l'indebolimento economico delle imprese del nostro paese rappresenta una grande occasione per la criminalità organizzata di infiltrarsi in questo momento nel tessuto economico e sociale. Certamente le risorse europee del Recovery Fund di Next Generation EU rappresentano una grande opportunità per il nostro territorio e per tutto il paese. Questo però vuol dire vigilare sulla gestione delle risorse, sugli appalti, sulla trasparenza. Lo Stato ha recentemente approvato molte norme sui piani anticorruzione, sulla trasparenza, tutti gli strumenti di indagine, sui rapporti di connessione tra apparati pubblici e malavita organizzata. Abbiamo inoltre chiesto al segretario Mariano Di Palma di illustrare l'attività dell'Associazione Libera e quali sono le sue peculiarità di intervento. Libera è al fianco delle realtà sociali, dei migranti, delle donne, dei poveri, dei precari che in questo momento stanno subendo stanno pagando il prezzo della crisi pandemica in maniera evidente.
È proprio per questo che noi abbiamo attivato tante campagne di solidarietà, di mutualismo, siamo stati vicino a tante realtà associative che nei primi mesi della pandemia di lockdown si sono attivate nella distribuzione di pacchi alimentari. In questi giorni saremo proprio alla Whirlpool a leggere il fortissimo elenco di vittime innocenti. Sono più di 1032 le donne e gli uomini che hanno perso la vita dalla fine dell'Ottocento ad oggi a causa della criminalità. Ed è proprio il giorno 20 marzo scorso che alle ore 11 sulla pagina Facebook di Città Metropolitana di Napoli è stato trasmesso un video realizzato dai licei musicali statali della Città Metropolitana di Napoli con una grande orchestra di chitarre e mandolini formata da 100 ragazzi e da 20 alunni che leggono i 1031 nomi delle vittime innocenti delle mafie. Gaetano Costa, Carmelo Iannini, Domenico Benedettano, Marcello Torre, Vincenzo Abate, Giuseppe Giovinazzo, Ciro Rossetti, Filomena Morlando, Bruno Vinci, Graziella De Palo, Italo Torri, Antonio Colistra, Adelmo Fossati, Silvio De Francesco, Giuseppe Gullin, Tamaro Cirillo. E con questa emozionante e significativa performance realizzata dai giovani musicisti del liceo musicale della Città Metropolitana di Napoli, realizzata a distanza a causa delle norme restrittive determinate dall'emergenza pandemica, vi salutiamo. I ragazzi del liceo Cartesio ci parleranno di una realtà aggregativa che è un punto di riferimento per molti ragazzi del territorio. Per questo hanno intervistato il responsabile delle attività parrocchiali della chiesa San Francesco d'Assisi di Villaricca, padre Giuseppe Tufo. Salve a tutti e a tutti. Abbiamo deciso di informarci meglio a proposito di associazioni presenti sul territorio di Villaricca. Ed ecco com'è andata. Salve, conosce qualche associazione giovanile sul territorio? No, purtroppo insomma sul nostro territorio non sono molto presenti associazioni per quanto riguarda insomma il mondo giovanile, però in questo insomma possiamo ringraziare tutte le parrocchie del territorio che sono tante, perché a Villaricca abbiamo 5 parrocchie, la quale sono molto attive e possono essere un punto di aggregazione per i giovani. Sicuramente Libera, che lavora bene per quanto riguarda la lotta alla camorra, alla criminalità organizzata. Conosco noi genitori di tutti, che coinvolge anche i giovani nel volontariato per i bambini, e mi viene in mente anche Barcoloma Non Mollo, che è un'associazione che lavora sempre per la pediatria oncologica e fa tante cose anche per quanto riguarda i giovani nella villa comunale quando ancora ci si poteva incontrare. Allora, in questo territorio conosco il centro di aggregazione posto nella chiesa San Francesco d'Assisi, che organizza molte attività per i giovani e adolescenti. Infatti, ad esempio, quest'estate ho partecipato ad un campo estivo ed altre attività molto interessanti. Lei fa parte di qualcuna di queste associazioni o di altre? No, in realtà faccio parte dell'Azione Cattolica e quindi questa, se la possiamo riconoscere come associazione, da sempre faccio parte dell'Azione Cattolica, che è un movimento che prende dai piccolissimi fino agli adultissimi. Qual è la parrocchia che frequenta, diciamo? La San Francesco d'Assisi di Villaricca. Come punto di aggregazione io ho la parrocchia, quindi per me la parrocchia, la comunità, che è la base, insomma, è lì dove incontro i giovani, dove incontro poi anche la comunità non solo religiosa ma anche civile. Quale parrocchia frequenta? Parrocchia San Francesco d'Assisi. A quanto pare la più importante associazione presente sul territorio di Villaricca è quella legata alla comunità della San Francesco, ed è per questo che siamo andati ad intervistare padre Giuseppe, punto di riferimento per l'intera comunità. Sappiamo che la San Francesco non è una vera e propria associazione, ma è sicuramente riconosciuta come una delle più importanti comunità presenti sul territorio. Qual è l'età media dei ragazzi che frequentano questa comunità? Allora, i ragazzi vanno dai 14 anni fino ai 26 anni. Ovviamente sono divisi per categoria. Quali attività organizzate, diciamo, per i ragazzi?
Beh, sono diverse attività, soprattutto per la loro crescita umana, ma soprattutto quelle relazioni fondamentali, aiutarli alla condivisione, all'apertura del cuore. E sappiamo che l'anno scorso avete avuto una collaborazione con il comune per l'organizzazione del campo estivo. Sì. Come crede che sia andata, nonostante diciamo, la situazione Covid di quel periodo? Io penso che sia stata un'esperienza straordinaria, perché tanto più ci sono le difficoltà, tanto più bisogna avere l'intelligenza di organizzare le attività mettendo in sicurezza tutti. Ed è stata una bellissima esperienza, perché ci ha visti in campo non solo con l'istituzione del comune ma anche con le altre parrocchie. Di solito ognuno fa una cosa, invece mettendoci insieme ci siamo resi conto che contro un unico nemico abbiamo combattuto diversi di noi, e questo è stato un'arma vincente. Attraverso l'iniziale sondaggio ci siamo resi conto che oltre alle comunità parrocchiali sono diverse le associazioni che coinvolgono i giovani presenti sul territorio, anche se spesso sono poco conosciute. Il nostro viaggio si conclude con un tema oggi più attuale che mai: tutti quei ragazzi che incontriamo nel nostro percorso scolastico, ma che ad un tratto diventano assenza. Per questo i ragazzi del Serra intervistano Eleonora Dell'Aquila, referente dell'Associazione Quartieri Spagnoli, che si impegna per combattere la dispersione scolastica. Siamo ragazzi dell'Istituto Serra e vorremmo farle delle domande riguardo alla sua associazione. Innanzitutto ci vuole dire di cosa si occupa? Sì, vabbè, innanzitutto, giusto una piccola specifica, non è la mia associazione, è l'associazione all'interno della quale lavoro, ed è l'Associazione Quartieri Spagnoli. Quindi è un'associazione che è radicata nei Quartieri Spagnoli di fatto a partire dal 1978, quindi da ben prima che io nascessi, perché benché mi vedete grande, comunque non così grande, diciamo, da lavorarci già da allora. Ed è un'associazione che si occupa innanzitutto di interventi con minori. Che significa questo? Ragazzi della fascia tra i 6 e i 17 anni per quello che riguarda l'ambito scolastico. Interventi di tipo educativo: noi gestiamo i laboratori di educativa territoriale, per cui 5 pomeriggi i ragazzi vengono da noi dalle 3 alle 19 e fanno una serie di attività che sono in parte legate al supporto didattico, ma ci sono anche laboratori di movimento, l'arte circense, insomma. Poi abbiamo progetti di orientamento al lavoro, quindi parliamo di ragazzi che sono al di fuori dell'età dell'obbligo scolastico, che sapete bene che termina a 16 anni l'obbligo scolastico, che non hanno quindi continuato il percorso di studi e però non hanno ancora chiaro sostanzialmente quale può essere il loro indirizzo. Per cui abbiamo progetti in cui loro si sperimentano in tirocini retribuiti, fanno un primo parte di formazione e poi si provano all'interno delle botteghe, delle aziende, diciamo che per Napoli più che di aziende si parla di solito di botteghe, di artigiani, e quindi diciamo acquisiscono competenze in quel mestiere. Si tratta per lo più di progetti finanziati dal Comune di Napoli, quindi a cui accediamo insomma partecipando ai bandi. Raramente è capitato anche qualche progetto finanziato dalla regione o da qualche fondazione, quindi questi sostanzialmente sono alcune delle tipologie di attività. Abbiamo anche alcuni progetti con la scuola direttamente, per esempio il progetto di contrasto alla dispersione scolastica, che è stato poi il motivo per cui per esempio io ho conosciuto la presessa Castaldo del Serra, che poi mi ha messo in contatto con la presessa Azzolina. Cioè è un progetto sempre del Comune di Napoli che era indirizzato ai ragazzi in dispersione, non necessariamente in dispersione annunciata, cioè quelli che ormai a scuola non la vedono più e ciao, ma a quelli che magari stanno sul confine, le molte assenze, una bassa motivazione e sui quali magari la pandemia, nello specifico di quest'ultimo anno, ha inciso totalmente. Visto che noi abbiamo, penso, un'esperienza che avete vissuto voi ancora più di noi, quella dei dispersi da piattaforma. Cioè per ragazzi che per una serie di motivi non si connettevano, i motivi erano i più svariati. Questo è sostanzialmente quello di cui ci occupiamo. Cosa le ha spinto a fare questo tipo di lavoro? Allora, nel mio caso è stata diciamo quasi un fluire, no? Arrivarci come seguendolo il fiume.
Io ho studiato filosofia, quindi io mi sono laureata in filosofia. Sono uscita dalla facoltà di filosofia pensando che quel tipo di approccio accademico non mi appartenesse, insomma, questa lettura della realtà senza fare i conti con la realtà, come avviene molto spesso nelle facoltà. E ho iniziato a fare volontariato inizialmente in un'associazione che si occupava di ragazzi disabili. Dopodiché ho approfondito questa esperienza col servizio civile, mi sono arrivata ai quartieri spagnoli, e lì ho incrociato questo modo di intervento e questa capacità di stare sul quartiere che aveva attivato l'associazione, che ho trovato estremamente interessante. E quindi ho deciso di rimanere lì. E com'è che agite contro la dispersione scolastica? Allora, nel caso della dispersione, chiaramente dobbiamo fare una differenza tra pre e post pandemia e durante pandemia, diciamo. Pre pandemia il progetto sulla dispersione prevedeva una coprogettazione con le scuole. Che significa? Significa che io incontro, ad esempio, la referente del Serra e la presidessa del Serra mi dice quali sono, secondo lei, le situazioni di maggiori difficoltà, quali possono essere, no? Le intercapedini nelle quali provare a guardare. E possono essere legati a varie cose, magari ci possono segnalare una classe perché sembra poco motivata, o possono segnalarci nello specifico un ragazzo che vedono in difficoltà. E quindi noi da un lato interveniamo molto spesso con laboratori in classe, quindi in attività, questo ripeto, pre-pandemia, noi eravamo presenti in diverse scuole, questo è un progetto che facciamo in rete, per esempio con la sanità, quindi eravamo presenti nella prima, nella seconda e nella terza municipalità. Da Chiaia, no? A Capodimonte, per intenderci, in varie scuole, e con laboratori all'interno della classe che avevano un po' la volontà di offrire un nuovo modo di vivere la classe. E siamo convinti che se stanno meglio i ragazzi, stanno meglio gli insegnanti. E viceversa, se stanno meglio gli insegnanti, cioè se l'insegnante si rilassa perché ha la sensazione che quello che avviene non gli sfugge di mano, il clima anche con la classe, la relazione con la classe si rasserena. E di solito una serie di problematiche che ne venivano fuori molto spesso si alleggeriscono. Ecco. E poi dall'altro lato noi facciamo un altro tipo di intervento, quello di individuale, personalizzato rispetto a casi segnalati o dalla scuola o dal servizio sociale. Per cui magari c'è il caso, poteva capitare soprattutto relativo alle scuole medie, del ragazzo che ha 15 anni ancora in prima media, che ha un vissuto scolastico, diciamo, già caricato di bocciature, percorso con la scuola che in qualche modo è compromesso, ed è un ragazzo che probabilmente, se lasciato lì, non arriverebbe a terminare la terza media perché ha già 15 anni, aspetta di fare i 16 e poi salutare la scuola sostanzialmente. E quindi noi di solito in quel caso interveniamo ritirandoli, preparandoli per l'esame e poi facendogli fare l'esame da privatista. Questo perché poi nell'esperienza l'esame di, insomma, la licenza di terza media è ora il modo per accedere anche a una serie di corsi. Se non hai nemmeno quella, rischi di rimanere ancora più fuori. Quando invece è nata la pandemia, diciamo, quando con l'inizio della pandemia e quindi l'impossibilità di andare a scuola, si è aperto tutto un altro fronte che è stato quello della DAD solidale. Cioè, noi sostanzialmente abbiamo continuato a lavorare in presenza mentre le scuole erano chiuse, anche la mattina, accogliendo i ragazzi che avevano difficoltà rispetto alla DAD. Difficoltà che potevano essere, da un lato, lo strumento. Quindi non ho lo strumento, tu vieni, io ti offro il tablet, il computer, c'è cioè la connessione, le cuffie, eccetera. Dall'altro erano dimensioni molto spesso abitative. Cioè ce l'ho anche lo strumento, ma me la potrei fare la videolezione, ma in connessione con me c'è anche il nonno in canottiera sul divano e questa cosa alla lunga mi porta a decidere di non di tenere la telecamera spenta, ma appiccico col professore perché la telecamera è spenta. Oppure siamo in tre fratelli, lo spazio è quello di un basso, dovremmo avere tre dispositivi, no? Tre spazi sereni per poter seguire, e invece siamo tutti e tre col nonno dietro, che appiccichi tra noi, la mamma Gallucca, diciamo. E anche a un certo punto ospitavamo ragazzi che magari invece non avevano nemmeno il problema abitativo, ma non ce la facevano più a stare a casa. Quindi preferivano venire lì perché avrebbero incrociato dal vivo altri ragazzi. Quindi questo è stato il periodo durante, quello che ancora ad oggi, insomma, visto che non tutti sono ancora rientrati al 100%. Come abbiamo detto prima, una delle cause della dispersione scolastica è l'appartenenza delle famiglie disagiate
E non si potrebbe fare un qualcosa, tipo dare un buono per libri e materiale didattico gratis a tutte queste famiglie? Guarda, in qualche modo diciamo che questa intenzione, insomma, anche da parte delle scuole c'è, nel senso che c'è di solito una facilitazione per quelle che hanno maggiori difficoltà. Il punto molte volte non è solo il libro, perché quelli non ce l'hanno il libro, diciamo, noi ogni pomeriggio lottiamo con compiti di cui non sappiamo dove andare a recuperare le informazioni, è molto spesso la cornice che c'è attorno, per cui io ti posso dare il libro, però tu poi dovresti avere la motivazione per aprirlo quel libro, e la parte più difficile è proprio scardinare quello che c'è attorno alla questione motivazionale. Di fatto, se tu non hai un'esperienza positiva, ma positiva significa anche che magari hai visto tuo cugino che si è diplomato e è andato a Londra, si è innamorato e adesso lavora, e magari vive più sereno di te, che stai ancora nei quartieri a capire a chi portare il caffè, quale bar ti prende, quale bar non ti prende. E molto spesso sono queste le esperienze che possono fare la differenza. Il discorso è che tendenzialmente è facile che non ne trovino o non ne vedano abbastanza. Io la ringrazio, è stata una chiacchierata molto interessante, ci ha tolto dubbi, chiarito la situazione. Ne siamo molto lieti di averla avuta qui con noi e speriamo in futuro di una prossima chiacchierata per migliorare la situazione della dispersione scolastica. Ma magari. Vi ringrazio, speriamo di non vederci in situazioni in cui mi venite segnalati per dispersione, però mo, al di là di tutto sappiate che noi abbiamo la sede, una delle sedi delle attività è a Pasquale Scura, ma al di là della questione strettamente di dispersione, qualsiasi necessità vostra o di vostri compagni, tenete presente che il nostro, insomma, è un presidio territoriale che è accogliente, quindi sappiatelo. Speriamo di non essere mai nella situazione di dispersione scolastica. Grazie mille ancora e arrivederci. Con questo servizio termina il nostro incontro. Speriamo di avervi riempito gli occhi con i nostri sguardi. Sguardi metropolitani.